Mi piace la mia città, e questo è il mio quartiere, tutto rosso, gli alberi, le facciate delle case. Quello che però non capisco e che mi fa arrabbiare è che quando c'è vento non posso uscire a giocare. Si chiudono le finestre, chiudono anche le scuole, c'è una puzza pazzesca e non si può respirare. Quando c'è vento nel mio quartiere non si può giocare. Mio padre lavora in un posto grandissimo, lui lo chiama il gigante d'acciaio, con grandi camini che fumano sul mare. Gli ho sentito dire che da lavora 10.000 persone, eppure papà da lì se ne vuole andare. Dice sempre non possiamo scegliere se vivere o lavorare, non possiamo scegliere se vivere o lavorare, se scappare o morire. No! Bene, si è fatto una casa, ha sposato due figli e mo resto io, con 10 anni d'amianto e molte rughe, ha lasciato l'inferno per darlo a me. Ero troppo giovane per capire, ho provato a scappare, ma mi mancava il mare, mi mancava il mare, mi mancava mia nonna e sentirmi dire, uè uaglio, vita che qua è tutto cosa buena. Non ci sa. Finale di una storia che ho già letto. Tutti lo sanno ma nessuno parla, tanto funziona così spesso. Mi dicono vattene da qui, ma signori ho famiglia e davanti un muro, sulle spalle un mutuo, son già marcio dentro, ormai fa lo stesso. Non lo dico spesso, ti confesso, non ho più un futuro. Non ci sarà. Non ci sarà un'altra volta. Un'altra volta. Un'altra volta no. Un'altra volta. Chi ci darà una risposta, signori? Non ci. Sono le 7 di una sera qualunque, ma il vento è forte, sempre più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.